Con Mister Piccioni, Mister, si conclude con questo 0-0, un punto fondamentale per voi in ottica play-out, una partita equilibrata che però forse nel finale avreste anche potuto vincere, merito però dei miracoli di Novi che ha salvato il risultato più volte. Sì, beh, è stata una partita ben giocata da tutte e due le squadre. Il Fiuggi ha giocato la partita perché aveva la possibilità di andare ai playoff, però noi veniamo da quattro partite che abbiamo dovuto lottare per cercare di rimanere attaccati, ci siamo riusciti, però i ragazzi hanno fatto bene. Poteva finire con un risultato, con l'ennesima vittoria, però va bene così, tanto avremmo sempre giocato con il Fano. Hai detto bene tu, mister, appena sei arrivato, due vittorie, un pareggio, una sola sconfitta contro il Trastevere. Ti chiedo che ambiente hai trovato, che effetto ti ha fatto arrivare comunque a fine campionato in una stagione molto complicata per il Castelfidardo e riuscire comunque a ottenere il massimo, ovvero la qualificazione per il playout. Abbiamo dovuto lavorare soprattutto sotto l'aspetto mentale, perché la squadra, bene o male, cioè, i ragazzi, se gli dai un po' di fiducia, cioè, si sono impegnati. Abbiamo fatto non un patto, abbiamo parlato, cioè abbiamo da giocarci queste quattro partite per rimanere attaccati ai play-out, anche perché stavamo proprio sprofondati, avevamo 34 punti. Quindi merito a loro che hanno dato tutto, stanno dando tutto. Adesso, intanto oggi era importantissima rientrare per andarci a giocare l'ultima partita. Però, lo sapevamo, ci siamo riusciti, però siamo venuti a giocare a Trastevere con un po' la mentalità di giocarcela con tutti, eravamo venuti per vincere. Poi abbiamo sbagliato come abbiamo sbagliato tanti, col Trastevere tantissime palle gol, però prendiamoci questo buon punto perché ci andiamo a giocare la finalissima, io la chiamo la finalissima. Eh sì, mister, quindi tra 7 giorni play-out in casa dell'Alma Juventus Fano. Non ti chiedo che partita sarà perché penso, come detto tu, sia una finale, quindi sarà da preparare più che altro dal punto di vista mentale. Sì, vabbè, ma penso che non ci sia bisogno. Queste sono le partite tipo quella di domenica, quella di oggi. Neanche tanto devi prepararle perché se non hai lo stimolo di andarti a giocare. Hai fatto una stagione non buona, sei riuscito a rimetterla a posto e quindi gli stimoli i ragazzi ce l'hanno. Ci sarà da giocarci anche perché giochiamo fuori casa in un ambiente che poi Fano è una società titolata, c'è un po' di differenza tra Fano e Castelfidardo, quindi speriamo che tutto vada tranquillo sotto tutti i punti di vista, che ci sia un arbitraggio normale, giusto, come è stato oggi, che l'arbitro è stato bravissimo. Forse delle partite che ho visto io a livello di questo, anche la terra è stata una delle migliori terre che ho visto. L'ultima cosa, mister, una curiosità per te che hai allenato tanto anche all'estero, in Bulgaria, a Malta, e sei rientrato proprio quest'anno in Italia per dare una mano al Castelfidardo nella lotta salvezza. Ti chiedo qual è la differenza, insomma, tra l'estero e qui, se ti sei mai trovato a giocare una partita così importante anche dal punto di vista psicologico. Sì, beh, ci sono state. Vabbè, quando alleni squadre di Serie A è un ambiente totalmente diverso, anche perché giochi magari con 10.000, specialmente in Bulgaria 10-12.000, Malta un po' di meno, però il campionato si è molto livellato, è molto cresciuto, ci sono tantissimi allenatori italiani. Però l'estero ti alleni, giochi la partita e ti battono le mani, vinci o perdi, e poi le partite non sono mai finite. Magari ti capita che stai 2-0. Magari qui da noi cerchi di giocare, invece la giochi sempre, puoi perdere, magari stai vincendo 2-0, puoi perdere 2-2. Proprio la mentalità, quella che dovremmo riprendere un po' noi, perché abbiamo grandissimi giocatori qui in Italia, però molte volte ci accontentiamo, magari stai vincendo 1-0, invece le partite loro le giocano fino al 90, fino al centesimo, corrono sempre, anche se stanno perdendo 4-0, però è proprio lo spirito. Con mister Romondini, mister, si chiude con questo pareggio 0-0 contro il Castelfidardo, una stagione complicata, una stagione in cui comunque avete lottato fino all'ultimo per l'obiettivo playoff. Oggi però mi è mancato forse quel qualcosina in più per vincere, anche se anche con la vittoria non sarebbero comunque arrivati i playoff. Ti chiedo il tuo bilancio comunque di questa stagione. Beh, sicuramente è un bilancio molto positivo, ma non lo dico tanto per dire. Naturalmente ci dispiace non essere entrati nella zona playoff perché noi ci credevamo, abbiamo sempre lavorato per rimanere lì in alto, però insomma alla fine il verdetto del campo va comunque accettato, anche perché le squadre che sono arrivate naturalmente hanno meritato di essere lì in quelle prime cinque posizioni, e poi naturalmente c'è da valutare tutto il percorso di questa squadra, il percorso di questi ragazzi, che mi sento personalmente di ringraziare per tutto quello che mi hanno dato, per la disponibilità e poi per quello che hanno espresso in mezzo al campo. Sono dei ragazzi, una
una squadra eccezionale, una squadra che si è unita giorno dopo giorno, che ha lavorato senza lamentarsi mai, senza pensare all'aspetto economico che magari per qualcuno poteva pesare tanto, senza pensare a tante difficoltà che si sono create, e sono stati veramente esemplari sotto questo punto di vista. E poi naturalmente in campo esprimevano tutto quello che sapevano fare e fino alla fine hanno lottato per mantenere la parte più alta della classifica. Poi naturalmente ci sono elementi differenti nel calcio e ci sono degli episodi che magari poi si possono valutare e anche recriminare, però credo che quest'anno è stato un anno importante per me, principalmente perché era il primo, ma soprattutto per questi ragazzi, soprattutto i più giovani, perché ho visto il 5 agosto dei bambini e mi ritrovo adesso degli uomini. Ripartendo proprio dal gruppo, mister, ho visto a fine partita tanti abbracci, ti ho visto anche un po' commosso, no? Nel salutare i vari Sowe, Tagliani, tanti giocatori. Ti chiedo anche cosa lasci qui, cosa ti porti dietro da questa esperienza a Fiuggi, che come hai detto tu è stata comunque, diciamo, tempestata da tante difficoltà, ma comunque alla fine sei riuscito a mantenere salde le redini e riuscire anche quasi a portare a termine la missione. Beh, emozioni tante, commozione anche. Perché ecco, al di là del rapporto tra allenatore e giocatori, si è creato proprio, come dicevo prima, una famiglia. Quindi ho avuto dei ragazzi eccezionali, dai più piccoli ai più grandi, che si sono letteralmente affidati e che mi hanno seguito in ogni cosa che io facevo e ogni cosa che gli chiedevo. A volte ci riuscivano al meglio, altre volte no, ma questo fa parte del lavoro e del calcio. Però sono veramente onorato di essere stato l'allenatore dell'Atletico Terme Fiuggi, di aver allenato questi ragazzi, perché ripeto, ogni allenamento, ogni partita mi hanno lasciato qualcosa proprio all'interno e si è visto anche oggi a fine partita, comunque nonostante la delusione, perché nessuno si nasconde e nessuno non vuole dire che noi non volevamo entrare nei playoff, perché ci tenevamo e ci credevamo, però allo stesso punto, dopo la delusione, c'è comunque una grande consapevolezza di aver fatto veramente un campionato importante in situazioni a volte difficili e con molti ostacoli durante questo cammino. Dopo una stagione comunque positiva, mister, cosa c'è nel futuro di Fabrizio Romondini? Un'altra panchina in Serie D, magari sogna anche il professionismo al tuo secondo poi anno da allenatore in prima? Beh, io non nascondo che ho fatto la domanda già per prendere il patentino di UEFA, che adesso a giorni dovrò ricevere la risposta, sperando di entrare, e poi il futuro mio saremo a vedere. Naturalmente vorrei continuare a migliorare e ad allenare, e per me quest'anno è stato un anno veramente importante, perché ho imparato tanto e ho ricevuto tanto, e naturalmente nel calcio fare l'allenatore è completamente diverso da fare il giocatore, quindi è un ruolo praticamente opposto, però è un ruolo che, anche se opposto, ti regala tante cose, tante emozioni che tu neanche riesci a gestire, perché ti arrivano tanti feedback, sia positivi e a volte anche negativi, da più persone, perché l'allenatore comunque è un fulcro, quindi prende quelli della società, quelli dei giocatori, però naturalmente sono soddisfatto, sono molto contento del mio percorso. Naturalmente ci tengo a ringraziare la proprietà all'inizio, perché mi ha dato la possibilità comunque di allenare una serie D importante, quindi la fiducia che c'è stata io non naturalmente non la dimentico. Ringrazio tutta la città di Fiuggi, anche se non l'ho frequentata molto, ma comunque ogni volta che passavo in città ho sempre ricevuto tanto affetto anche dalla gente che stava intorno a me, che è rimasta intorno a me. Ringrazio naturalmente il mio staff, perché mi è rimasto sempre vicino e, conoscendo il mio carattere, non è molto semplice. E poi per ultimi, ma diciamo gli ultimi sono i primi, come si dice nella Bibbia, quindi voglio ringraziare i miei giocatori. Voglio ringraziare tutti i giocatori, perché
veramente hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo. Veramente quando penso a loro e quando parlo di loro mi emoziono perché ripeto, hanno creato un qualcosa che all'interno di uno spogliatoio è difficile trovare, è difficile vedere. Quindi credo che questo campionato, spero, sia per loro un trampolino di lancio, sia per i più giovani sia anche per quelli più esperti e più maturi, perché veramente hanno capito il senso di essere squadra, il senso di formare una famiglia, il senso di formare uno spogliatoio e naturalmente di viverlo quotidianamente anche con tante difficoltà.